È possibile vivere Napoli in due modi, via terra e via mare. Proprio questa costa è celebrata da secoli come il luogo più affascinante della città, per il suo scenario meraviglioso, con sua maestà il Vesuvio di fronte, la penisola sorrentina, Capri, Baia Trentarini, l'isola Bambina, la piccola Nisida, Ischia, Procida e Capo Miseno. La costa di Posillipo offre un panorama davvero suggestivo, che non è possibile scorgerlo via terra, a partire dalle sue ville che degradano dolcemente verso il mare, dotate ognuna di un proprio porticciolo che funge anche da accesso. E proprio a partire dal 1500, quando Napoli perde la sua capitale per entrare a far parte del vasto impero spagnolo, che questa costa diventerà l'epicentro della nuova movida spagnola. Infatti, i nobili avevano l'usanza di trascorrere la domenica in riva al mare e un corteo di carrozze festanti, una volta lasciato il palazzo di Piazza del Plebiscito, giungeva sul lungomare. Arrivati all'attuale Largo Sermoneta, prendevano le proprie imbarcazioni lussuose e trascorrevano tutta la notte tra numerose feste e balli in quelle casine di delizie. Di certo la villa più famosa e affascinante è quella ricordata oggi come Palazzo Don Nanna, appartenente a Don Nanna Carafa, la più potente dinastia dell'epoca. Don Nanna, infatti, rimase unica erede e non le bastava essere soltanto la più ricca, voleva diventare anche la più potente. E allora le toccò sposare il potente di turno, il viceré Duca di Medina. Convolati a nozze, fece ampliare il palazzo ricevuto in eredità e lo affidò all'architetto Cosimo Fanzago. Ancora oggi sono visibili dal mare le tre arcate al piano superiore, in corrispondenza delle quali, all'interno, si trovava un vero e proprio teatrino di corte, luogo prediletto da Don Nanna per rappresentare numerose scene d'amore quando il viceré era impegnato fuori per i suoi viaggi in Spagna. Ma scorgendo la costa, altri palazzi e altri luoghi sono incantevoli, come ad esempio Cala Riva Fiorita, denominata così proprio per rendere omaggio ai colori vivissimi dei fiori e della vegetazione che fanno da contrasto al giallo della roccia tufacea e al blu cobalto del mare. Accoglie infatti un punto diventato iconico per tanti napoletani, che hanno ribattezzato Villa Volpicelli in Palazzo Palladini, nome dato dal set di una delle soap opere più longeve della storia televisiva italiana, Un posto al sole. Una villa che fa da confine ad un'altra altrettanto famosa, diventata residenza estiva del Presidente della Repubblica Italiana dal 1957. Si tratta di Villa Rosbery, così chiamata per rendere omaggio a Lord Rosbery, ex primo ministro britannico che la acquistò nel 1897. Un concentrato di bellezze e giardini all'italiana che sono diventati visitabili in alcuni giorni dell'anno grazie al fondo ambientale del FAI. Ma anche sul finire della costa non mancano scorci meno affascinanti, che ci fanno addirittura tornare indietro nella storia, perché dal coloratissimo borgo di pescatori di Marechiaro e fino alla baia di Trentarimi, ultimo confine della costa napoletana, si estende il parco sommerso della Gaiola, che vanta un ricchissimo patrimonio di bellezze archeologiche, ambientali e marine. A partire dal 2012, i Ministeri dei Beni Archeologici e Ambientali hanno dato vita al Parco della Gaiola per preservare questo prezioso ambiente marino dal degrado esterno. Una costa che ha incantato dunque non solo artisti e poeti provenienti da tutto il mondo, ma anche
uno dei primi popoli che approdarono sulle nostre coste. I Greci, che ribattezzarono la collina con il nome di Pausiliupon, che significa pausa dagli affanni. E infatti, se vogliamo staccare per un momento dalla frenetica routine quotidiana, basterà soltanto salire a bordo con noi su un autentico guzzo di legno per ristorare anche solo per un poco la vista e l'anima.